lasciatemi dire che l'HPC ne ha l'utilizzo di questo tipo di tecnologia una lunga storia. Si parte dagli anni 60 dello scorso secolo ormai, e inizia ad utilizzare i digital computer applicati alla geoscienza. Negli anni 70 di quello stesso secolo, ENI inizia a sviluppare il proprio software stack per utilizzare questi elaboratori per i propri modelli e per le proprie simulazioni. Oggi possiamo dire che l'high performance computing, questa tecnologia, è un asset strategico per ENI. Ci permette di mantenere la leadership nel campo delle geoscienze. L'esplorazione di ENI è tra le migliori del mondo, anche grazie all'utilizzo che facciamo di questa tecnologia, e utilizziamo l'HPC anche per supportare l'energy transition. Questo è un altro punto chiave della strategia aziendale. Ma al di là di questo, possiamo dire che questa tecnologia ormai ha un ruolo critico a tutti i livelli del business flow aziendale, dall'esplorazione, dove i nostri scienziati, i nostri geoscientist sono in grado di vedere meglio cosa c'è nel sottosuolo, perché riusciamo a girare modelli ad alta risoluzione e più accurati, ad avere un'immagine più accurata ad alta risoluzione al sottosuolo, nella produzione, dove il nostro simulatore di giacimento aiuta gli ingegneri di giacimento ad ottimizzare la produzione sui nostri asset, e poi nella ricerca e sviluppo. L'HPC è utilizzato dai nostri scienziati per simulare modelli fisici e chimici molto avanzati, quindi si fa modellazione fisica e chimica, quindi di fatto ricerca scientifica. ENI continua ad investire pesantemente nell'HPC, al momento usiamo le macchine di produzione, sono HPC 4 e HPC 5, mi raccomando, questa è una scala logaritmica, quindi questo grafico vuole rappresentare in giallo la potenza computazionale in petaflop che abbiamo sulle GPU installate in queste macchine, mentre le barre in blu danno un'idea di quale sia la potenza computazionale che arriva dalle CPU. E vedete, clicco per favore, che nel passaggio alla nuova macchina, quindi il nuovo investimento, avremo 10 volte la potenza di calcolo per quanto riguarda le GPU. Insisto nel dire GPU perché queste sono architetture ibride, la maggior parte della potenza di calcolo è nelle GPU, questo grafico vi dà un'idea. Per HPC 4 e HPC 5 circa 85%, no, quasi il 90% del throughput floating point arrivava dalle GPU, quindi la potenza di calcolo arrivava dalle GPU, ma con HPC 6 arriviamo praticamente al 98%. Ed ENI è stata praticamente il leader nel portare i codici per la geofisica e per l'ingegneria di giacimento a girare sugli acceleratori. Quindi questo sicuramente è un primato. Quindi in ENI facciamo ricerca scientifica, però ENI non è un centro di ricerca, noi siamo una realtà industriale, quindi la nostra infrastruttura deve essere innanzitutto reliable, deve essere qualcosa su cui possiamo affidare, deve essere efficiente. Noi monitoriamo continuamente la nostra infrastruttura in modo da avere un uptime per le nostre macchine di calcolo di più del 99%. Che cosa vuol dire esattamente quel numero? Vuol dire che in media più del 99% dei nostri nodi di calcolo sono pronti a fare computazione, oppure la stanno già facendo. Per ottenere questo abbiamo nel nostro Green Data Center, che è un po' la casa del nostro HPC, un power supply che è reliable e che è anche ridondato. Siamo in grado di riparare le nostre macchine on-site, e anche quando andiamo a guardare la parte software del problema, prima di fare upgrade driver, firmware o comunque di una parte del stack software, noi andiamo a testare in maniera molto attenta l'effetto dell'upgrade in una via di test prima di fare un deploy generalizzato. La macchina è utilizzata costantemente da una grande quantità di utenti, praticamente l'occupazione di nodi è più del 90% in media, i workflow che andiamo a girare sono i più disparati, ovviamente la lion's share è sempre geofisica, ingegneria e giacimento, ma iniziamo a vedere workload di AI, come abbiamo visto anche nelle slide introduttive del keynote, e abbiamo sia utenza interna sia utenza esterna che arriva dalle collaborazioni che facciamo con
altri partner industriali e l'Accademia. Allora, abbiamo questo uptime di più del 99%, e questo è un numero che noi come dire, certifichiamo, quindi assolutamente siamo convinti su quel numero, però quel numero racconta solo un po' una parte del problema, perché è vero che un'architettura di calcolo ha i compute nodes, sono quelli che poi portano avanti i calcoli, ma è fatta da altre componenti. Abbiamo il cluster storage che esporta dal sistema parallelo il compute node, abbiamo i login node che sono il punto d'approdo degli utenti, e almeno per come funzionano i workflow in Eni, gli utenti non interagiscono direttamente con la macchina utilizzando una command line, ma utilizzano applicazioni di interfaccia grafica avanzate che possono essere o desktop app oppure web app. E questa parte qui della parte di interfaccia utente, se volete, va a girare sui login node, e l'utente vuole che queste applicazioni siano responsive perché interagisce costantemente con queste applicazioni. Quindi il fatto di avere i nodi di calcolo up and running, ma se lo storage va giù, se la rete che interconnette il tutto ha dei problemi, questo può avere effetti distruttivi sull'esperienza d'uso e anche sulle performance dei workflow che vanno a girare sui computer. Quindi secondo noi bisogna avere un approccio olistico al monitoraggio del sistema. Dobbiamo mettere un po' tutto insieme. Allora, il modo che abbiamo trovato insieme alle quattro università di Bologna per implementare questa visione, cioè un monitoraggio olistico del nostro sistema, è quello di utilizzare Hexamon. Hexamon è un framework avanzato per il monitoraggio di sistemi HPC, è un software open source, è altamente scalabile, può essere esteso, infatti questo stiamo facendo, ed è stato sviluppato in maniera congiunta dall'Università di Bologna, Cineca e 4, che è il nostro ospite oggi. Questo progetto è cofinanziato all'interno del Centro Nazionale di Ricerca sull'HPC di Dell e Quantum Computing, che è l'ente che sta gestendo i fondi essenzialmente del PNRR per l'innovazione. Abbiamo diversi obiettivi, ovviamente il primo era quello di installare Hexamon sulle nostre macchine, sulla nostra infrastruttura, dotarlo di tutta quella serie di collettori dati che sono specifici della nostra situazione, del nostro HPC, e inglobare tutti questi dati, tutti insieme, in una data platform che Hexamon mette a disposizione. Un altro importante obiettivo è quello di utilizzare questi dati per elaborare e poi allenare i modelli di machine learning e AI per la fault prediction, root cause analysis e soprattutto anomaly detection. Alla fine del progetto, che si concluderà ad agosto del 2025, siamo finiti a gennaio di quest'anno, del 2024, probabilmente verrà procrastinata alla fine verso ottobre 2025, però questi sono dettagli. Però quello che ci dobbiamo chiedere a un certo punto, dobbiamo andare a fare uno studio di fattibilità per portare tutto quello che abbiamo imparato su HPC4 e HPC5 con Hexamon sulla nuova macchina che sta venendo installata proprio in questi giorni, anzi in fase di stabilizzazione, e quindi ancora oltre l'installazione. Andiamo avanti, grazie. Allora, questo diagramma di sequenza vuole farvi vedere un po' qual è la catena di eventi in un giorno, insomma, in cui le cose vanno male nel data center, è una situazione in cui il sistema di monitoraggio non è intelligente, è un sistema di monitoraggio che raccoglie le telemetrie, ma ci deve essere qualcuno che guarda le cose. Quindi cosa succede? Generalmente gli utenti iniziano a lavorare di lavoro sottomettendo job alla macchina, qualcosa non va, ci sono degli errori, oppure vedono che i loro workflow vanno più lenti del solito, provano a fare un po' di debugging, un po' di retry, ma poi a un certo punto si accorgono che è un problema di sistema, quindi chiedono al nostro supporto di capire cosa sta succedendo, il nostro supporto fa una preanalisi, stabilisce che effettivamente c'è qualcosa che non va e fa un forward della issue ai nostri sistemisti, che anch'essi andranno a guardare cosa sta succedendo e magari andranno ad utilizzare il sistema di monitoraggio per capire cosa sta succedendo, per ottenere dati e log. A un certo punto capiranno cosa sta succedendo e lavoreranno un fix, e il fix viene proposto all'HPC support che può confermarlo e poi può guardare la conferma all'utente. E noi vogliamo fare, per favore, con Hexamon potenziato da un sistema ML AI di anomaly detection, rovesciare
questa sequenza di eventi, e in qualche modo cercare di tagliare fuori, se volete, il feedback dell'utente, che non è una cosa che vogliamo. Noi vogliamo che l'utente lavori, non che faccia debugging della nostra infrastruttura. Quindi questo sistema intelligente è Hexamo, potenziato dal modello di AI per anomaly detection, che continuamente gira il modello di detection sulle telemetrie che riceve real time, e se si accorge che qualcosa non va, manda un report all'HPC support. L'HPC support andrà a vedere se le cose effettivamente stanno come dice il modello di anomaly detection, nel caso chiederà ai sistemisti di elaborare un fix. Quindi l'idea è di usare un sistema intelligente per ridurre il più possibile il tempo da inizio dell'anomalia a elaborazione del fix. Se andiamo un pochino oltre con questa idea, clic per favore, possiamo pensare di aggiungere un ulteriore stage di intelligenza, se volete, a questo sistema, in cui abbiamo una parte di AI generativa che, oltre a magari a confezionare un report in maniera più, come dire, gradevole da leggere per l'HPC supporto, potrebbe anche proporre un fix per quella particolare anomalia che è stata rilevata. Naturalmente c'è bisogno di una fase di controllo, perché sappiamo che i sistemi di intelligenza artificiale possono avere allucinazioni, però se l'HPC support capisce che effettivamente c'è qualcosa che non va e che il fix, come dire, è dissanding, può fare forward della richiesta per il cambio di configurazione ai nostri amministratori. Gli amministratori implementano il fix, confermiamo il fix e magari lo user non si è nemmeno accorto che il sistema stava funzionando male. Questo è un backup, non serve. Questo era un po' quello che vi volevo raccontare, sì, possiamo andare avanti più in dettaglio sull'HPC Neri, però insomma questo è un po' solo per darvi un'idea, un massaggio di quello che facciamo. Grazie, sì. Per la... Allora, adesso riprendiamo il flusso della cena, come è stato pensato Lorenzo, e siccome abbiamo avuto questo previsto con la presenza degli speaker, facciamo tutte le sessioni insieme e poi le domande alla fine. Io già ne avrei diverse, però aspetterò gli altri. Bene, quindi adesso passo la parola a Emanuele Breuza, che ci supporta il list manager di quattro progetti, la sua presentazione. Se vuole Buongiorno a tutti, sono Emanuele Breuza di Equator Computer. Quello che vorrei presentarvi oggi è il nostro progetto Medusa, ovvero Easy Tool for Admins. Perché ci siamo gli amministratori di ICI? Perché devono rendere felici un sacco di persone. Prima, come diceva il collega di Eni, gli utenti devono essere felici. Dobbiamo, come amministratori, installare un sacco di software, dobbiamo mantenere un'infrastruttura reliable e soprattutto dobbiamo dare abbastanza competenza di calcolo, che lato utente significa praticamente infinità di server. Dobbiamo far felici gli sviluppatori, perché è una nuova figura dell'HPC che ha delle esigenze molto particolari. Anzitutto piattaforma per condividere il codice in modo da sviluppare in modo più veloce e più rapido, e soprattutto hanno delle esigenze particolarmente peculiari a volte, che vanno a intaccare quello che è il sistema operativo Linux, e alle volte potrebbero anche danneggiarlo. Se lo si fa su un cluster in produzione, il danno è estremo e non si può più lavorare. Quindi dobbiamo fare felici il dipartimento network e quello di security, applicando patch a tutto spiano e soprattutto usando in modo appropriato quella che è l'infrastruttura dell'intero che viene fornita insieme agli altri servizi, come i server di mail piuttosto che i firewall. Di solito gli amministratori tendono a fare qualche trucchi che vanno a violare alcune regole di base e non sempre siamo molto felici di queste cose. Quindi in ultimo il finance department. Ovviamente si parla di costi, si parla di acquisti, ed è indispensabile giustificare questi acquisti con dei report periodici e soprattutto con degli acquisti ben ponderati, cost effective, e soprattutto che siano mirati all'ufficio pro. Ora, Medusa per rendere tutti quanti felici? Assolutamente no, però vi offre tutta una serie di tool e di tweak che potrebbero darvi una mano per appunto agevolare gli amministratori a ottenere un buon risultato.
partiamo da cosa è fatto Medusa. È fatto da tre componenti. La prima, Medusa Infrastructure, e un connubio tra OpenStack e OpenTofu, ovvero OpenStack permette il lifecycle management dei nostri server, OpenTofu o Terraform permette il deploy di infrastrutture virtuali in modo totalmente automatizzato. Quindi soltanto possiamo creare virtual machine e reti virtuali con uno schioppo di dita. Quindi abbiamo Talos, una console di management che può gestire interi data center. All'interno del progetto Medusa, Talos va a scoprire quello che è l'area dei nostri server e crea degli inventory, delle liste ordinate nei nostri server suddivise in classi. Queste liste vengono utilizzate da Medusa Ansible, il deploy di tutto ciò che è HPC, ovvero gestione degli utenti, come gli scheduler, le librerie matematiche, i compilers, tutte queste azioni con cui gli amministratori devono avere a che fare e che soprattutto usano gli utenti. Allora, vediamo quella che è un'architettura classica di un HPC su cui installiamo Medusa. Si parte dal cluster OpenStack, come detto, una struttura piuttosto importante, abbiamo dei control node, abbiamo dei nodi di storage per attivare le immagini delle virtual machine, abbiamo dei compute node che danno la potenza di calcolo per eseguire queste virtual machine. Quindi abbiamo un sacco di nodi di calcolo di diverse architetture, di diversi generi per appunto appianare quelli che sono i workflow più disparati. Infine lo storage parallelo e lo storage di applicazione per i dati freddi. Questa infrastruttura ci permette anzitutto di utilizzare l'alta affidabilità, ovvero non siamo degli servizi nel caso in cui un server debba rompersi, piuttosto che non siamo dei servizi se un applicativo di sistema non dovesse funzionare correttamente. Altri vantaggi sono la possibilità di creare cluster virtuali, ovvero delle mini soluzioni che permettono agli amministratori di fare alcuni esperimenti, cambiare una configurazione, applicare una patch e vedere cosa succede, piuttosto che creare dei cluster totalmente isolati dove gli sviluppatori possono fare quello che gli pare, non andranno a minacciare quella che è la produttività del cluster e soprattutto potranno fare i loro esperimenti e tunare il loro software. In ultima analisi, questa struttura piuttosto imponente del cluster OpenStack permette di ospitare dei servizi terzi come siti web piuttosto che database. Abbiamo la potenza di calcolo sufficiente per poterli ospitare e non c'è bisogno di acquistare nuovo hardware per mettere in piedi questi servizi. Dal punto di vista del financial department, un'infrastruttura di questo tipo potrebbe essere un attimino eccessiva, si parla di un sacco di macchine, un sacco di consumi. Allora, proviamo a semplificarla. Un cluster OpenStack più piccolo, meno nodi di calcolo. Perdiamo l'alta affidabilità, non abbiamo più abbastanza risorse per fare questo tipo di servizi, tuttavia possiamo ancora sviluppare dei cluster virtuali, molto più modesti, e ospitare alcuni servizi. Questa soluzione vi permette però un easy upgrade verso quella che era l'architettura più estesa, perché prendiamo il caso che noi andiamo ad aggiornare quel del nostro parco macchine, possiamo prendere i vecchi nodi compute e trasferirli all'interno dell'infrastruttura di OpenStack. Questo qua viene gestito tramite Medusa e possiamo passare da un'architettura piuttosto modesta a un'architettura molto più estesa e quindi aggiornare, avere tutte le possibilità che ho spiegato prima. Ora, ad alcuni amministratori più diciamo neofiti dell'ambiente, OpenStack potrebbe spaventare un po', è un'infrastruttura molto importante, molto complessa, e allora cosa abbiamo deciso? Semplifichiamo ancora di più la nostra architettura. OpenStack lo gestiamo noi, con il nostro supporto di E4, agli amministratori vanno soltanto quelli che sono gli applicativi standard, gestione utenti, gestione scheduler, gestione monitoraggio, sono le parti fondamentali, diciamo, per utilizzare l'HPC in modo appropriato. Una volta acquisita un'esperienza su questi software, possiamo dare in mano agli amministratori anche la parte di OpenStack, senza gravarli di tutto questo, di tutta questa componente molto più complessa lì. Ora, vediamo i software. Dai nomi che potreste riconoscere abbiamo un sacco di software open source, quindi nessuna licenza, nessun costo aggiuntivo una volta installato e acquistato il cluster. Tuttavia non possiamo che stringere un occhio a quelle che sono le librerie matematiche supportate dai nostri vendor, questo perché hanno un boost tecnologico e un'ottimizzazione estrema e hanno dei vantaggi a livello computazionale molto significativi rispetto a quello che un comunque compilatore potrebbe fare con le librerie open source.
nell'analisi dei nostri software guardiamo due aspetti. Il primo, come diceva anche il collega, un'interfaccia web per appunto fare le operazioni quotidiane. Creo un utente, non mi devo inventare il comando ricercare nella guida, quattro clic ho già fatto. Quindi semplicità nel loro utilizzo, oppure se non hanno un'interfaccia web, preferiamo quei software che hanno un file di configurazione, un file di testo molto semplice. Questo cosa ci permette di fare? Diamo agli amministratori una configurazione iniziale con cui loro possono già andare in produzione dal giorno 1 e nel caso in cui abbia bisogno di applicare le modifiche basta che facciano una copia di backup, la modifica non dà l'effetto aspettato, si ripristina la copia e si è di nuovo pronti per andare in produzione. Come vi ho detto, all'interno di Medusa non cerchiamo di mettere delle sovrastrutture a queste azioni. La nostra tendenza è dare il software così come è stato prodotto dagli sviluppatori. Potrebbe essere un controsenso, non stiamo facilitando il lavoro agli amministratori. Tuttavia, tramite le guide ufficiali e tramite i decine di migliaia di forum che si trovano in rete, loro possono applicare le soluzioni anche senza chiedere il nostro supporto. Perché? Perché il software è stato usato così come è stato disegnato. Quindi avete tutte le possibilità di customizzazione e dall'altro lato potete fare anche il debugging e dei fix in proprio senza bisogno di chiamare il nostro intervento. Concludendo, Medusa è admin friendly, ovvero tutti i tool sono utilizzati per dare una vita più facile agli amministratori, per rendere il loro lavoro più semplice e soprattutto per essere pronti ad andare in produzione. È un'architettura flessibile, si può adattare più o meno a qualsiasi struttura e soprattutto permette l'utilizzo all'interno di mini cluster virtuali in modo da poter fare tutti gli esperimenti e isolare gli ambienti che hanno la necessità. Quindi potete andare immediatamente in produzione, tutto quello che vi consigliamo è pronto per andare in produzione e se nel giorno 1 gli utenti cominciano a utilizzarlo trovano già qualche cosa da tunare, voi potete già applicare le prime modifiche nel giorno 2. In ultimo, è tutto basato sull'open source, quindi chiunque può andare a vedere il codice, chiunque lo può modificare e soprattutto non deve richiedere una licenza per poterlo sfruttare fino in fondo. Non dovete credere a questa storia fantastica e probabilmente idilliaca, dovete chiedere ai nostri clienti se Medusa funziona veramente. Vi porto due esempi, il cluster Franklin all'Istituto di Tecnologia di Genova, che è una struttura piuttosto imponente, un open stack con molti nodi di controllo, con molti compute node, che ospita non solo servizi da PC ma anche servizi di terze parti. Abbiamo più 90 nodi di calcolo per le parti compute ed è un'infrastruttura estremamente complessa, estremamente dinamica. Una soluzione molto più piccola ma in cui Medusa funziona benissimo è il clusterismo del CNR di Lerici. Abbiamo un solo control node, pochi nodi di calcolo e anche in questa soluzione Medusa funziona senza nessun problema. In ultimo esempio vi porto il data center B4 che secondo me è la soluzione più estrema di Medusa. Il nostro data center ospita non solo server delle più disparate tecnologie ma anche dei prototipi che hanno delle esigenze estremamente peculiari, quindi Medusa è veramente al limite del suo utilizzo. E nonostante questo, soprattutto quello che serve ai nostri sviluppatori di Medusa, il data center, è diventare amministratori essi stessi, quindi acquisire esperienza su quello che è l'esperienza del prodotto finale. Permettetevi di riassumere questa presentazione in una frase. Non è indispensabile concentrare il proprio effort nella ricerca della felicità, ma quanto più la felicità nella ricerca. Allora, il prossimo intervento è condiviso tra due persone che sono Yusuf e Ildiz, Solution Architect di Indit e Federico Ferrari, Software Engineer di E4. Se riuscite a stare negli ultimi minuti che ho con voi, magari poi c'è anche facile per qualche domanda. Sì, sì. Sì, se lo volete fare,
unfortunately, I can speak German, so please excuse me. I have to do it in English. My name is Yusuf. I'm working for Libit as a solutions architect. My background is purely technical. I work for a system administrator, project administrator in the back, I did operations management and stuff. And who we are, Limbit, I will keep a short promo, it's not going to be boring. So we are a company from Austria, Vienna, and we do open source software. Open source, actually storage software. And we have been in this business for more than 24 years now. We are a new company, an old one. And we have another office in USA, and we provide support to our customers who uses our open source products. So I will just skip this because we don't have too much time. I will jump to the other ones. Okay. So what we do, our main product is called DRPD. It stands for Distributed Replicated Block Device. That means like it's just replicating technology, works in kernel. In Linux kernel, it replicates the exact same data from one node to another. It's real time, it happens all the time. So this DRPD, while we were coming up here, one of the elevators were broken and we stuck with the other speakers, unfortunately. And the other one was working perfectly. This is a perfect example of DRPD. So one of your node goes down, the other one takes over. That's all. Yes, you have to recover the other one as well, but again, this is what happened. So DRPD works in real time, and it is actually in between your storage and your application. So you can basically put anything on top of DRPD. It can be a VM, pod, a disk, a database, whatever it is. We don't care because it's a transparent protocol. It simply goes down to storage from your something, and then it replicates it through the TCP/IP or an RDMA to another node. That's all. This is the core of our solution. And then that comes to the Linux kernel. So back in the days when we first started this, there was only databases or applications, right? There was no VMs, there were no pods, and so on and so on. Everything was on bare metal. So, but after, in time, so the internet built a huge ecosystem where it needs to be highly available, right? And creating these DRPD resources by hand, because everything is required a configuration file and so on and so on. There was a need to create a management layer on top of it. And that's where the Linux store comes into the picture. So it's basically leveraging what it has been on the Linux machines, or in Windows as well, in Linux machines, and leverage all these technologies in one single box. So you don't need to worry about managing your hardware, or LVM, or ZFS, like how should I create my volume group, or physical volume, and so on. Or DRPD replication part looks for the encryption, the data application, or caching, different set of block features. I cannot put all of them in one slide, there's many more. And the block transportation systems where you create your block device to connect your orchestrators. It doesn't matter what is it, because we have like 15 different implementations as of today, 15 or 14. So, the Linux store completely orchestrates this ecosystem, so you don't need to worry about the storage anymore. But what is beautiful for Linux store is, it is built on top of a mindset where we need to deliver the fastest storage available. So on the other storage solutions, you can also take an example for Ceph and the others, they are distributing the data. That's their issue on my perspective. When distributing the data, what happens is you're basically creating another layer, calculation layer, when you try to gather the data. But in DRPD with Linux store, that's not a problem because we are not distributing it, we're just replicating it. So when you lost one of your nodes, it doesn't matter. The other node has the full data, 100%. There's no calculation, there's no rebuilding, there's nothing. Obviously, you have to have another replica in time, and there are policies around it. Like, for instance, after X amount of minutes, if I lose one of my nodes, then evacuate this node and create another replica. So that is happening in Linux store. However,
This also won't take too much of your time. You will see from the presentation that Frederick will tell you, and it's very CPU efficient as well. That's why it's very performant. And not to forget to mention, the Linux Store holds the world highest record right now, which is 24 point something million IOPS, like I believe 6 million IOPS, with the given hardware. So the Linkit STS is the product name for Linux Store. Linux Store is the technology, the Linkit STS is the product name. So what you can see here is the architecture. So you need to put the Linux Store satellite on all of your nodes. It doesn't matter if it's a satellite for storage or compute or whatever it is. You have to put the Linux Store satellite on all of the nodes, and you need to place somewhere to control it. This can be even a Raspberry Pi. Because, again, we are not distributing the data. That's why the data flow, it's not going through the controller. The controller itself is highly available, yes, but it's not going through the controller. It's simply a DRBD. That's why the controller can be in Raspberry Pi or, I don't know, home-built computer, doesn't matter. It's not affecting your performance at all. And to be honest, this is the summary of Linstore and Linbit in general. I can hand over to Frederick to continue more in technical details, and I'm open to questions afterwards. Thank you. Thanks so much. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Federico Ferrari, lavoro a Vato Computer Engineering come software engineer. E oggi, come Youssef mi ha già accennato, vi volevo presentare quello che è stato fatto in E4 con questa partnership con Linstore e come effettivamente abbiamo ottenuto delle buonissime performance con Linbit. Prima di ciò volevo fare una piccola, velocissima introduzione, giusto per ricordarvi alcune cose e alcuni valori di E4. E4 non si lega a nessun metodo in particolare, ma rimane hardware agnostic e cerca di creare soluzioni fatte su misura del cliente, quindi in base alle sue necessità, e ingloba diverse conoscenze da diversi vendor. Queste sono alcune delle soluzioni che noi offriamo, quindi in ambito SPC, file sharing, come esempio NAS, AI, archiving e object storage. Altri esempi, in E4, giusto per darvi un'idea di quello che il mio team di storage fa, siamo stati tra i primi a implementare il RAID NVMe con storage parallelo con DGFS. E non ci siamo solo occupati di questo, ma abbiamo anche creato e pubblicato, quindi accessibile a chiunque nel mondo, su Ansible Galaxy, la catena di automazione per installare DGFS e anche customizzare la configurazione di esso. È aperto, quindi potete anche contribuire. Un'altra cosa molto importante che ci teniamo a sottolineare è 4. Non forniamo solo quindi configurazione, ma ci teniamo molto che abbiate gli strumenti per monitorare i vostri cluster, i vostri software. E anche in questo ci siamo operati utilizzando uno stack con Grafana, con Meteus, molto conosciuti ad oggi, e utilizzando anche dei nostri exporter scritti direttamente da noi. Quindi perché Linbit? Perché abbiamo scelto Linbit? Perché si sposa perfettamente con i nostri valori. È open source, ci fornisce l'alta affidabilità, che è una cosa super necessaria al giorno d'oggi dal mio punto di vista, e anche perché si integra perfettamente con il nostro Medusa, che è di quello che ha parlato prima il mio collega Emanuele, e le altre nostre soluzioni, per esempio Urania, che è stata citata prima nelle keynote. Cosa abbiamo fatto per testare il software Linstore? Ci siamo dotati di un dual system e NVMe Kioxia Generation 4 e abbiamo collegato direttamente queste due macchine tramite un cavo Mellanox
quindi non ci sono altri altro hardware in mezzo tra le due, proprio per ottenere le, avere una pulizia tra le due connessioni. E fondamentalmente questo è il nodo con anche le specifiche dell'OS, e abbiamo utilizzato i driver forniti direttamente da Linux per quanto riguarda Moped. E nel momento della fase di testing siamo basati sugli standard definiti da Osnia, quindi prima di tracciare, diciamo, e avere su grafico, prendere lo screenshot di quelle che erano le performance, abbiamo fatto tutto un preconditioning dei drive e abbiamo eseguito test con FIO e ovviamente, come dicevo prima, quello che abbiamo fatto e forniamo ai clienti lo usiamo anche noi, quindi lo stack grafana Prometheus per verificare e vedere sul grafico tutti i dati che abbiamo preso. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto con alcuni grafici e, giusto per sottolineare quello che vedete lì sopra, le caselle delle NVMe drive sono senza DHD, quindi le performance che abbiamo ottenuto 3,2 GB al secondo per le read e 2,3 per le write, e così vedete anche per altre cose. Quello su cui vorrei concentrare con voi è che abbiamo, installando DHD, abbiamo ottenuto le medesime performance, quindi non c'è nessun tipo di impatto sui dischi, sulle performance date di lettura e scrittura, e usando un'opzione di DHD che è multipath, addirittura siamo riusciti a fare una sorta di upscale con le read. Quello che vedete nelle IOPS, vi vorrei anche, voglio spiegarlo, perché qua vedete un downscaling. Questo perché nelle random reads, reads, c'è stato un piccolo picco verso il basso a un certo punto, di cui abbiamo voluto tenere traccia. Questo perché fondamentalmente, utilizzando il protocollo RDMA, c'è ancora, secondo me, qualcosa che si può migliorare per mantenere più alte queste performance a livello di IOPS, mentre per le byte vedete che rimangono perfettamente coerenti. Aggiusto un'ultima cosa, quello che diceva prima Alicef, molto importante, questo è l'impatto a livello di CPU che ha di ABG, ok? Scalandolo, quindi abbiamo scalato da 1 a 32 job, e come vedete il livello veramente rasenta appena sopra il 3-4% la CPU. Questo è molto importante dal punto di vista delle performance, in quanto vogliamo che gli utenti e in generale chi usa il cluster non risenta di software in modo eccessivamente intenso per quanto riguarda l'esportazione e replica del file system. Altra cosa, un'altra feature molto interessante è stata il CPU masking, che ha permesso la distribuzione molto omogenea dei job sui core del CPU. E anche questo è stato veramente un buonissimo boost. Altra cosa velocissimamente però molto interessante da dire è la latenza. Questa è la latenza scalata, quindi tempi di risposta ai momenti delle read, che sono veramente bassissimi, parliamo di 100 microsecondi, abbiamo scalato da 2, 4, 16 potenze 2 fino a 64, comunque anche se arriviamo a 64 rimaniamo sempre sotto i 300 microsecondi, che è veramente un tempo molto notevole. Quindi per concludere, il DHD e l'Instore si sono stati veramente interessanti dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle performance che abbiamo ottenuto, e quindi abbiamo deciso di adottarlo proprio nelle nostre soluzioni. Quindi per farvi vedere un attimo quello che vogliamo offrire, sono già presenti al nostro catalogo e già pronte, abbiamo già testate Urania con l'Instore, Medusa sempre con l'Instore, la nostra soluzione di virtualizzazione con Proxmox, che monta anche adesso l'Instore. Grazie mille a tutti quanti dell'attenzione e spero che vi sia.